Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Cristina Nava. Che lavoro fai? Sono associate producer in Ubisoft Milan. Che giorno è oggi? Non lo so. Dove ci troviamo? Credo alle 3 di Los Angeles. Ho saputo che stai lavorando a un titolo che si chiama Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Com'è nata l'idea di questo gioco? Guarda, in Ubisoft ci hanno proposto la possibilità di poter lavorare su un nuovo gioco con i personaggi Nintendo. All'inizio, e questo avvenne più di 3 anni fa, all'inizio non ci potevamo credere perché naturalmente tutti noi siamo cresciuti a pane Nintendo. Abbiamo però accettato la sfida, naturalmente. Abbiamo creato un primo concept, un primissimo prototipo molto in fretta, che abbiamo presentato a Mr. Miyamoto in persona, quindi il creatore di Mario. E a Miyamoto è piaciuta l'idea e ci ha permesso di andare avanti. Nintendo ci ha prestato i loro IP e quindi i loro personaggi. E grazie quindi al rapporto di fiducia e di stretta collaborazione che Ubisoft ha sempre avuto con Nintendo, siamo andati avanti. Volevamo qualcosa di fresco, di nuovo, un genere nuovo rispetto al classico gioco di Mario e anche rispetto al classico gioco dei Rabbids, e quindi abbiamo pensato a questo turn-based combat adventure. Va bene, dai, raccontami qualcosa di più. Allora, ti faccio una piccola premessa sulla storia, perché questa è la storia di un'amicizia nata in circostanze particolari, perché i Rabbids, che sono dispettosissimi e molto divertenti, invadono il mondo di Mario e creano caos. E lo girano sotto sopra questo mondo. Infatti sarà divertente anche per i fan Nintendo scoprire degli easter egg, degli elementi del mondo Nintendo sparsi per questo nuovo mondo che è il Mushroom Kingdom, è il regno dei funghi, ma ovviamente è stato messo sotto sopra, soqquadro dai Rabbids. Lo scopo del gioco è di liberare il regno dei funghi, e quindi abbiamo creato questo tattico a turni con elementi di esplorazione. Quindi i pilastri sono il combat, quindi ci sono battaglie contro delle versioni molto strane di Rabbids nemici, insieme a mix particolari e inaspettati tra nemici Nintendo e Rabbids stessi, quindi elementi di battaglia e combat in cui il giocatore ha un team di 3 eroi che intercambiabili, quindi Mario, un personaggio Rabbid e uno a scelta tra un personaggio Rabbid e un personaggio Nintendo, contro i nemici, e elementi di esplorazione. Quindi è possibile esplorare questo mondo molto strano e divertente per trovare dei collectible, per trovare delle armi, è possibile fare un upgrade al proprio team, e qui ci sono anche degli elementi, c'è uno skill tree, un albero delle abilità, è possibile quindi diventare sempre più forti e più skillati nel combattimento. Com'è lavorare con Nintendo? È un sogno divenuto realtà. Nintendo ci ha dato molta fiducia, ci ha dato la possibilità di osare. Chiaramente la nostra volontà primaria, e chiaramente anche quella di Nintendo, era quella di restare comunque aderenti, per quanto riguarda i personaggi Nintendo, all'IP Nintendo. Quindi i Mario, Luigi, Peach e Yoshi che voi trovate nel nostro gioco sono i veri personaggi Nintendo, il nostro è un vero gioco di Mario. Quindi abbiamo lavorato in stretto contatto con il dipartimento di Nintendo che cura l'IP e chiaramente supervisiona il tutto, per rimanere fedeli, aderenti il più possibile, con grandissimo rispetto, e abbiamo lavorato con tanto amore e con tanta passione. Quanto siete contenti da 1 a 1000 di lavorare a questo progetto? Se lassù è 1000, più in alto. Quanto è importante questo progetto per Ubisoft Milano? È importantissimo perché Ubisoft Milan è stata fondata nel 1998, abbiamo lavorato su tanti giochi e spesso abbiamo fatto fatica a farci conoscere, perché sì,
La gente conosce Ubisoft, però magari a volte si dimentica che ci sia uno studio di sviluppo come il nostro, con tanta gente di talento appassionata che da tanti anni fa questo lavoro. Naturalmente abbiamo collaborato con Ubisoft Parigi, perché questo è un progetto grosso, però l'idea e la parte creativa è nata a Milano e noi siamo contentissimi di essere italiani, di essere in Ubisoft, di aver lavorato su Mario, su un gioco Nintendo, e io credo che con una risposta che abbiamo avuto qui, con file di ore per giocare la demo, non potevamo sognare una cosa più grande. Va bene Cristina, in bocca al lupo per tutto, non vediamo l'ora di giocare a questo gioco e buone tre! Grazie e giocatelo tutti, perché uscirà il 29 agosto. Ciao!